alle nostre telecamere Coach Nunzi. Coach, una partita brillante in pole position, non sappiamo cosa abbia fatto la palestrina, comunque o state due punti, o state pari o state due punti dietro. Sì, vabbè, adesso dobbiamo pensare a noi che stiamo attraversando un momento non brillantissimo, però anche nel corso della partita di oggi, insomma, si è visto che siamo capaci di fare e disfare nello stesso tempo. Dobbiamo cercare di trovare un attimo più di continuità, uscire fuori da questa situazione un po' di scoramento, perché comunque sia qualche volta ci deprimiamo troppo quando facciamo qualche errore, e piano piano penso che ci riusciremo a uscirne. Primo e secondo quarto avete preso una strada stretta contro le Colpidienze oggi, poi terzo e quarto quarto avete trovato l'autostrada. C'è stata qualche cosa, formazione tattica? Ma no, avevamo giocato bene anche nel primo tempo, soltanto che avevamo fatto tantissimi tiri aperti con i nostri migliori tiratori, non eravamo riusciti a fare canestro. Avevamo chiuso con 3 su 17 da 3 punti il primo tempo, con tiri completamente liberi di Giampaoli, Granato. Probabilmente avevamo capitalizzato poco tutta la mole di lavoro che avevamo fatto. Poi dopo invece siamo riusciti a fare canestro nel secondo tempo con Iannone e Granato nelle stesse situazioni, e siamo andati più 22 alla fine del terzo. Lì abbiamo un po' staccato la spina, cosa che non è che mi è piaciuta tanto, però insomma alla fine della partita siamo riusciti a riprenderla abbastanza bene verso il finale. Alla fine del secondo quarto, all'interno degli spogliatoi, voi siete andati con 8 punti di differenza, sì. Quindi la partita era promettente anche per la squadra avversaria. Cosa ha detto ai suoi giocatori quel frangente? Niente, di continuare a lavorare come avevamo fatto, perché chiaramente le avevamo messi sotto pressione, loro avevano trovato una giornata abbastanza felice al tiro da parte di alcuni giocatori, e però chiaramente adesso da parte loro ci dovevano dimostrare di riuscire a tenere l'intensità che avevamo messo nel primo tempo. Chiaramente loro erano una squadra un po' rimaneggiata, noi non come loro, però insomma due squadre non al completo. Noi ovviamente siamo un po' più lunghi rispetto a loro, e quindi c'era da mantenere quell'intensità difensiva che a livello difensivo ci aveva pagato nel primo tempo. Purtroppo non avevamo mai fatto canestro, soltanto lì era un po' la chiave di volta per poter cambiare la partita. Ci siamo riusciti con i nostri esterni e quindi la partita un po' ha girato. Prima di lasciarla a festeggiare con i suoi ragazzi per la bellissima vittoria di oggi qui a Porto Sant'Elpidio, vorrei concludere questa ultima domanda: prossima partita contro, e punti di forza o deboli di quella squadra si riconosce? Allora, la prossima abbiamo una partita con Cagliari in casa. Scusate, è una squadra che comunque sia si gioca tutte le partite, poi alla fine non riesce mai a concretizzarle, soprattutto fuori casa. Però è una squadra che, devo essere sincero, secondo me non gioca male. Probabilmente ripescati all'ultimo momento in questo campionato, non sono ancora riusciti a trovare la chiave per poter essere continui. Però insomma è una squadra da prendere con le molle. In questo campionato purtroppo non ci sono partite scontate sulla carta, lo dimostra anche oggi che in teoria con una squadra con infortunati, giocatori fuori forma, alla fine c'è stata partita comunque. Quindi insomma è un campionato dove bisogna stare sempre sulle spine. Coach, grazie, bocca al lupo e buon lavoro per questo campionato. Grazie a voi, grazie. Buon lavoro.